È la passione che trasforma uno sport in un movimento, che fa di un sogno un obiettivo. Perché c'è una storia del calcio ancora da scrivere. Divisione Serie A femminile e eBay presentano la Serie A femminile eBay. Buona settimana! Come vedete la sigla della Serie A femminile eBay, dopo vi dico anche una cosa su questa sigla. Proprio perché oggi è il giorno del calendario della nuova stagione di Serie A. Si partirà naturalmente, si partirà molto presto quest'anno, il 31 agosto. Ricordo che è anche il campionato proprio dell'anno dell'Europeo, perché ricordiamo nel 2025 ci sarà proprio l'Europeo in Svizzera e speriamo di partecipare. Ricordo che l'Italia, la nazionale azzurra, scenderà in campo proprio in questo weekend nella partita più importante, quella contro i Paesi Bassi a Sittard, quella lì proprio se si vince è praticamente biglietto certo, se no si andrà purtroppo ai play-off. Quindi si inizia il 31 agosto e finisce il campionato il 18 maggio, proprio perché dopo ci sarà come sempre la solita pool scudetto e pool salvezza. Infatti la formula è invariata, la formula rispetto alla passata stagione, prima fase, prime 5 squadre classificate accederanno al pool scudetto, portandosi dietro i punti totalizzati nelle prime 18 giornate, stesso discorso per le squadre classificate dalla sesta alla decima posizione che parteciperanno alla pool salvezza, al termine della quale solo l'ultima retrocederà in Serie B, categoria dalla quale saliranno le prime tre classificate per portare l'organico della Serie A 2025-2026 a 12 squadre. Infatti dal prossimo anno, infatti, come sappiamo, il campionato della Serie A passerà a 12 squadre, quello della Serie B a 14. La seconda fase invece prenderà il via tra il primo e il secondo marzo e si concluderà il 17 e il 18 maggio. Questi sono praticamente le date. Andiamo anche a vedere la sosta. Dopo la prima giornata c'è subito una sosta, non è però con le nazionali, perché ma ci sarà l'impegno della Fiorentina nel primo turno di qualificazione alla UEFA Women Champions League. Il campionato si fermerà poi nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 ottobre e tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Queste date si giocheranno i play-off proprio per andare in Svizzera, naturalmente finestre dedicate alle nazionali. Noi speriamo di fare solo delle amichevoli. La prima fase del campionato di Serie A femminile B, che riprenderà l'11 e 12 gennaio dopo la sosta natalizia, ci sarà infatti rispetto ai maschi ci sarà proprio la sosta natalizia, si concluderà nel weekend tra sabato 8 e domenica 9 febbraio. E poi naturalmente dal 1 2 marzo al 17 18 maggio ci sarà la seconda fase. Bene, detto questo, naturalmente andiamo a vedere naturalmente come questo campionato. Andiamo a vedere tutte le date. Prima giornata, girone ricordo all'italiana, 31 agosto 2024 andata, 16 novembre 2024 il ritorno. Como, Milan, Fiorentina, Napoli, Inter, Sampdoria, attenzione, Lazio, Roma. Cioè si parte col botto, si parte col derby capitolino tra la Lazio e la Roma. Sassuolo, Juventus. Insomma, direi naturalmente c'è anche il derby lombardo tra Como e Milan e naturalmente anche un interessante naturalmente Sassuolo Juventus. Seconda giornata, 14 settembre 2024, andata 23 novembre 2024, ritorno.
Juventus, Como, Milan, Fiorentina, subito big match, Napoli, Inter, Roma, Sassuolo, Sampdoria, Lazio. Naturalmente Milan Fiorentina è il big match. Terza giornata, andata 21 settembre 2024, ritorno 7 dicembre 2024. Como Roma, Fiorentina Sampdoria, arriva il derby della Madonnina, Inter Milan, ma attenzione anche al Lazio Juventus e Napoli Sassuolo. Andiamo alla quarta giornata, 28 settembre 2024, 14 dicembre 2024 le date. Como Sampdoria, Juventus Fiorentina, Milan Lazio, Roma Napoli, Sassuolo Inter. E anche qua naturalmente spicca Juventus Fiorentina, anche Sassuolo Inter. Ma direi anche un bel Milan Lazio, naturalmente, anche se ricordiamo la Lazio ha l'obiettivo della salvezza, ma attenzione, si chiama Lazio e sappiamo che la Lazio ha già dei scudetti, naturalmente, ha già due scudetti, mi pare, in bacheca la Lazio femminile. Questa naturalmente è la Lazio ufficiale. Andiamo alla quinta giornata. 5 ottobre 2024, 11 gennaio 2025, quindi naturalmente il ritorno si gioca naturalmente nel nuovo anno, dopo la pausa natalizia. Fiorentina, Como, Inter, Roma, big match, Lazio, Sassuolo, Napoli, Milan, Sampdoria, Juventus. Sesta giornata, 12 ottobre 2024, 18 gennaio 2025. Como Inter, attenti, Juventus Roma, Lazio Napoli, Milan Sampdoria, Sassuolo Fiorentina. Settima giornata, 19 ottobre 2024, 25 gennaio 2025. Fiorentina Lazio, Inter Juventus, attenti Roma Milan, insomma Sampdoria Napoli, Sassuolo Como. Ottava giornata, 2 novembre 2024, ritorno 1 febbraio 2025, siamo alla penultima giornata. Fiorentina Inter, Lazio Como, importante per la salvezza, Milan Sassuolo, Napoli, Juventus, Sampdoria, Roma. L'ultima giornata si gioca dal 9 novembre 2024 e verrà assegnato il titolo, diciamo, di inverno. Ritorno 8 febbraio 2025, siamo già nel periodo carnevalesco. Como, Napoli, Inter, Lazio, Juventus, Milan, l'ultima giornata, cioè pensiamo poi Juventus, Milan si giocherà all'ultima giornata, Roma, Fiorentina, Sassuolo, Sampdoria. Benissimo, questo è il calendario e che dire, la prima giornata possiamo già dire è veramente di urlo, perché veramente con il derby naturalmente di Roma. Insomma, un bel campionato che ricordo naturalmente per quanto riguarda anche gli altri piazzamenti, non solo naturalmente si giocherà lo scudetto, le prime 5 andranno alla pole scudetto, le altre 5 invece alla pole salvezza. Ricordo ci sarà soltanto una retrocessione dalla pole salvezza alla Serie B, quindi naturalmente verrate tre squadre, possiamo dire, saranno delle amichevoli, sarà l'ultima volta anche di questa fase. Ma attenzione, perché ricordo che questo campionato vedrà anche una riforma delle Coppe Europee dal 2025-2026, perché come sappiamo la Champions League diventerà una sorta di Superlega a 18 squadre con campionato, come vedremo nel maschile
autunno e poi naturalmente ci sarà anche la seconda Coppa Europea. Di questa seconda Coppa Europea ancora non si capisce chi ci andrà. Potrebbero, secondo me, andarci le ultime due, naturalmente poi la vincente della Coppa Italia, naturalmente a questa Coppa Europea. Adesso bisogna vedere la seconda Coppa Europea, ancora senza nome, è una sorta di Europa League, forse, però forse verrà chiamata anche Women's League, non si sa. Comunque, ancora non si sa, comunque questo è il discorso. Attenzione perché potrebbe esserci un premio in più per l'Italia per avere una quarta squadra, naturalmente, in Champions League, come l'ha avuta l'Italia nel maschile con la quinta classificata, naturalmente, del campionato, che in questo caso, come sappiamo tutti, è stata anche l'Atalanta, dopo naturalmente è stato l'Atalanta che naturalmente è andata in Champions League di diritto proprio per aver vinto anche l'Europa League. Questo è tutto. Che dire naturalmente campionato? Campionato che vede naturalmente un inizio, diciamo, abbastanza. La Roma può essere soddisfatta naturalmente perché derby a parte, affronta il Sassuolo, sempre battuto il Como, poi il Napoli e soltanto alla quinta giornata ha un altro big match con l'Inter. Per quanto riguarda la Juventus, invece, l'inizio potrebbe essere anche abbastanza facile con il Sassuolo, quindi poi Como e diciamo la Lazio e poi naturalmente la Fiorentina al big match, certo, naturalmente come per il Milan, l'ultima gara, naturalmente Juventus-Milan. Il Milan è un inizio abbastanza, diciamo, complicato per Milan, come lo è per il maschile, anche per Milan femminile è un inizio abbastanza complicato, quindi perché a parte il Como, che naturalmente potrebbe essere un 2 secco, però dopo arrivano Fiorentina al Puma House of Football e dopo c'è il derby e alla quarta giornata anche la Lazio. Insomma, veramente complicato il discorso del Milan e naturalmente come sempre finale che vede naturalmente Roma Ro, la Nella terz'ultima giornata Roma-Milan e Juventus-Milan e non dimentichiamo anche comunque anche il Sassuolo, non è una squadra proprio agevole. Per l'Inter invece l'inizio è abbastanza anche in discesa perché Sampdoria la prima, poi Napoli a parte i derby. Diciamo l'Inter può veramente fino alla quinta giornata può diciamo a parte terza e quinta giornata può veramente fare punteggio pieno. Insomma, questo è il punto. Corsa salvezza durissima, corsa salvezza durissima dove vedrà chi è candidato a andare in B. Napoli femminile, ricordo, non è squadra ufficiale, Napoli, però ragazzi ha un consorzio americano molto molto importante, molto grosso e quindi naturalmente ci farà tanti tanti innesti, dovrebbe parlare però comunque Paloma Lazaro da come ho sentito. Se la giocheranno, secondo me, bisogna proprio vedere anche il Sassuolo, però il Sassuolo ha comunque confermato la sua ossatura senza Piovani, però vedremo come sarà questo il nuovo Sassuolo. Mi pare di Rossi, se non mi sbaglio. E poi naturalmente vedremo la conferma del Com, anche se senza Bolzano naturalmente.
Insomma, la corsa salvezza per me quest'anno è veramente bella, bella tosta. Bella tosta anche perché c'è la Lazio. E la Lazio comunque, io credo che difficilmente, non credo che giocherà proprio per la salvezza, ma giocherà proprio per entrare addirittura nella pole scudetto. Quindi veramente è difficile capire veramente quest'anno veramente chi possa andare in Serie B rispetto all'anno scorso dove praticamente tutti davano il Pomigliano e il Pomigliano infatti è sceso. Quindi veramente sarà una bella lotta. Direi comunque Roma, la Roma, la Juventus, la Juventus che avrà Lehmann. Annunciata ieri, naturalmente, sono sicuramente sicure della pole scudetto e poi naturalmente la solita corsa Milan, direi anche la Fiorentina, quindi tre posizioni sicure e poi ce la giocheranno le milanesi, Milan-Inter e direi una tra Sassuolo e Lazio, secondo me, perché la Lazio sicuramente per me non giocherà. Per la salvezza. Io non vedo una Lazio assolutamente per la salvezza. Quello per me, per me è il mio parere. Blasone della Lazio è inutile continuare, lo sappiamo tutti. Bene, e prima di abbandonarvi, vi voglio farvi vedere una cosa perché, come sapete, la sigla della della serie A femminile eBay e vi voglio mandare prima la sigla serie A femminile eBay. Ebbene, il progetto della sigla, come questa bellissima sigla, è stato fatto da un'azienda addirittura della mia città, quella di Verona, che si chiama Rocket Panda. Eccola qui, adesso vi mostro anche il progetto, naturalmente, andiamo a vedere. Eccola qui, ecco qui. Della sigla della serie a sostenere anche questa è quello che voglio mostrarvi che veramente è anche un orgoglio naturalmente che è stata un'azienda posso dire veramente veronese a fare questa sigla che addirittura proprio si trova anche proprio dalle mie parti. Veramente complimenti ai ragazzi di Rocket Panda che sono stati loro a realizzare questa bellissima sigla. Bene, io ho detto tutto, che dire, naturalmente ci vediamo anche per il campionato per naturalmente la composizione del calendario del campionato di Serie B femminile, non so ancora qual è la data, forse è la prossima settimana che verrà mostrato, ancora non sia data. Comunque, ricordo naturalmente giovedì, vigilia di Paesi Bassi Italia, ci sarà naturalmente l'anteprima della partita e naturalmente anche delle altre partite degli European Qualifiers. Attenzione, giornata importantissima perché anche nelle altre leghe, perché se la Lega A naturalmente ha dato Spagna e Germania naturalmente già qualificate, però attenzione alle altre leghe perché ci saranno anche le promozioni per la B e altri verdetti. Per chi è andato in B di la prossima Nations League o chi naturalmente retrocederà nella Lega C e naturalmente anche nelle altre e anche nella Lega A chi retrocederà naturalmente in Lega B. Bene,
lasciatemelo dire, veramente un abbraccio alla famiglia di Fabio Melillo, purtroppo notizia shock, sì, non è più tra noi, veramente un abbraccio a loro e io mando la sigla e naturalmente viva il calcio femminile e viva la Serie A femminile. È la passione che trasforma uno sport in un movimento, che fa di un sogno un obiettivo. Perché c'è una storia del calcio ancora da scrivere. Divisione Serie A Femminile e eBay presentano la Serie A Femminile eBay.